Buongiorno e benvenuti a TG Poker speciale SVPT Christmas Event. Siamo al Casino della Vallée per seguire il Saint Vincent Poker Tour Christmas Event 2012. All'interno della Poker Room Evolution, da poco più di mezz'ora il Tournament Director Mimmo Battaglia ha decretato lo Shuffle Up and Deal del Christmas Event. Tra i giocatori intervenuti anche i pro Giorgio Bernasconi, Paolo Della Penna e i giocatori locali Corcione, Conte e Stefano Mura, vincitore della Poker Champions League Italia tenutasi qui a Saint Vincent a ottobre 2012. Ai tavoli del Christmas Event abbiamo incontrato Enrico Mosca che ci racconta di un 2012 ricco di risultati live. Questa mensana ne sono stati fatti parecchi, questo Christmas è quello che chiude la mia stagione e anche quella degli eventi qua a Saint Vincent. Abbiamo letto sul tuo profilo Facebook che il 2012 è stato particolarmente ricco di risultati, ne vuoi dire qualcuno tu? In globale sono 12 TM, di cui 10 tavoli finali, quindi sono stato primo in Italia per numero di TM e settimo nella classifica nazionale, poi come miglior tornista italiano. Di eclatante in realtà un secondo posto al mini PT, un terzo all'altro mini PT, un quinto all'IPO, tavolo finale all'IPT, quello è una cicatrice che mi è rimasta, però vabbè, comunque un tavolo finale anche all'IPT, sta andando bene. Qua a Saint Vincent ho zoppicato un po' di più, infatti mi pare che ho fatto solo un risultato. Per questo Christmas Event ancora un grosso numero di partecipanti, sono più di 160, quindi ancora un successo. E come ti sono sembrati i giocatori in questi primi quattro livelli in sostanza? Sì, intanto sono 160 nonostante la nevicata che ha coinvolto Milano, che ci ha tenuto via magari il numero per arrivare ai 200. Comunque no, 160 sono un numero elevato per i tornei di questo periodo. Il field è più o meno, qui a Saint Vincent si sta ripetendo, un field abbastanza alto, e anche i giocatori che arrivano dalla Poker Room di Saint Vincent sono molto migliorati, quindi è sempre un po' più difficile di prima. Da Saint Vincent per oggi è tutto, arrivederci domani con il Day 2 con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.